Buonasera a tutti, siamo arrivati alla conclusione del concorso Sguardo degli Animali organizzato da Banca degli Occhi, un concorso che ha invitato proprio i partecipanti a raccontare un'emozione attraverso lo sguardo degli animali. Abbiamo con noi, ma non soltanto, perché poi avremo anche altri personaggi che verranno qui proprio a parlare del concorso, il colonnello Michele Zimei. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, presidente di Amici Banca degli Occhi, Associazione Amici Banca degli Occhi, ci racconti com'è nata questa idea del concorso. Ma l'Associazione Amici Banca degli Occhi cerca sempre di muoversi tra il vano panorama di eventi che possono essere creati a favore della Banca degli Occhi. Quest'anno abbiamo pensato a fare un po' qualcosa di nuovo, come poteva essere un concorso fotografico. Abbiamo studiato dove, che cosa fare, poi abbiamo detto, beh, se si parla degli occhi, non esistono solo gli occhi umani, ma anche gli occhi degli animali, in particolare lo sguardo. Noi sappiamo benissimo come lo sguardo degli animali possa avere tante sfaccettature, allora abbiamo giocato la carta del concorso, che oltretutto ci ha dato un buon risultato di partecipazione, perché sono giunte tante foto, tante immagini, tanti sguardi di animali, e quindi siamo molto soddisfatti di quello che è stato fatto e creato. Proprio perché l'animale è il miglior amico dell'uomo, quindi come meglio parlare di questa amicizia, di questa sintonia, se non anche attraverso una foto? Ma sicuramente, penso che la maggior parte di noi abbia in casa animali domestici, di conseguenza basta vedere la dolcezza dello sguardo di un cane oppure l'astuzia dello sguardo di un gatto e così via. Non mi voglio dilungare, ma c'è solo l'imbarazzo della scelta. Parlando proprio delle foto, quindi vi ricordiamo appunto che ne sono arrivate veramente tante, ora cambiamo. Grazie ancora al colonnello Michele Zimei. Facciamo entrare invece la fotografa Cristina Verdacchi. Buonasera anche a lei. Buonasera a tutti, bentrovati. Buonasera, parliamo proprio delle foto allora che sono arrivate per questo concorso, e soprattutto prima di dire i tre vincitori, come sono state scelte? Allora, intanto, come ha anticipato Michele, abbiamo avuto la grande fortuna di un grandissimo successo da parte degli estimatori della fotografia, ma penso di più ancora degli amici degli animali, ma ancora di più degli amici della Banca degli Occhi, perché si sono presentati molti calorosi e hanno reso il compito della nostra giuria quanto mai complicato. Era stato deciso che ci fossero solo fra virgolette tre premi molto belli e molto importanti, e quindi abbiamo avuto del bello e del buono per decidere a chi darli. Il bello è stato, in tutta questa vicenda, in questa avventura tenerissima, che le persone da premiare e meritevoli sarebbero state molte di più di quante alla fine non abbiamo potuto fare. Quindi, oltre ai premiati che andrò a elencare a breve, ci sono una serie di fotografi che sono stati menzionati per le loro capacità. Lo spazio per tutti non c'era, e quindi a loro auguriamo un in bocca al lupo per una volta successiva. E li ringraziamo ovviamente. E li ringraziamo tantissimo, esortandoli a continuare in questi termini. Possiamo partire con allora i primi tre, anzi il podio, differenziamolo, allora, passiamo ovviamente dal terzo fino al primo. Il terzo classificato. Qua ci starebbe un bel rullo di tamburi anche. Sarebbe carino. Il terzo classificato è la signorina Stefania Perrone, e la motivazione per la quale è stato assegnato il premio alla foto che lei ha inviato col numero 3, senza alcun titolo, è perché è sempre importante guardare ad ogni aspetto della vita da diversi punti di vista, e poi chi avrà il piacere di andare sul nostro sito potrà capire del perché di questa motivazione. Secondo classificato, la signora Beltrán Martín Berta, la foto era la numero 1 fra quelle che ha presentato, e anche qui la motivazione, che vi invito di andare a vedere e valutare direttamente, è perché i nostri animali sanno, assieme ai giovani d'oggi, guardare al futuro. Ed infine arriviamo il numero 1, al numero 1. È la signora o signorina Patrizia Franza, con la sua foto numero 1. E la motivazione è l'elevato valore simbolico e l'importanza dello sguardo. Però una foto bellissima, veramente. Sì, molto bella, e sono state veramente difficile decidere chi fosse più meritevole. Vale la pena di menzionare sì, perché hanno diritto a una menzione speciale, e li dico in ordine alfabetico, quindi senza alcuna valenza di podio.
la signora Elisa Crestani, la signora Lorenza De Sole, il signor Giorgio Manesta e il signor Giorgio Porazzi. Complimenti comunque a tutti, di cuore. Complimenti a tutti, complimenti anche alla giuria che ha scelto a questo punto i vincitori. Ora invece in conclusione, ma ovviamente ultimo ma non assolutamente per quanto riguarda davvero una classifica particolare, il dottor Renzo Bichi, buonasera, presidente della Fondazione Banca degli Occhi. Quanto è stato bello ricevere comunque anche tutte queste foto, ringraziamo comunque anche tutti quelli quindi che hanno buonasera partecipato. Buonasera a tutti. Abbiamo ricevuto veramente tante foto molto significative, non solo da professionisti ma anche da persone dilettanti, tante anche con macchine tipo telefono, quindi non e quindi non professionali, ma le immagini sono state veramente tante, veramente bellissime. Credo che la giornata di oggi, che è la giornata conclusiva per la premiazione, ha visto il comitato della giuria che ha scelto le fotografie molto impegnate in questa, perché esaminare tutte queste foto con l'impegnativo compito di scegliere secondo i criteri di tecnica, estetica e capacità espressiva è stato un lavoro veramente importante. Ma ci siete riusciti in maniera egregia. Tutte le foto saranno visibili adesso, no? Comunque. Sì, le foto saranno inserite nel nostro sito e nei prossimi giorni saranno comunque visibili e stampabili. Grazie allora a tutti coloro appunto che hanno partecipato a questo concorso, grazie anche a voi e soprattutto complimenti ancora ai vincitori. Bravo.